Buongiorno, sono faccia un poco stravolta, che Brian ha iniziato la giornata non nel migliore dei modi. Poi sono venuta qua per farmi prescrivere la logopedia per Brian. Il signore mi guarda e dice: questo parla solo lei. Facendo la videochiamata con il mio fidanzato, che è? Niente, passiamo all'intro, perché sennò la passo. Racconto 7 minuti di vlog e poi metto la sigla. No. Wanna lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my star. Già detto che dall'aggiornamento io proprio veramente sto telefono non lo capisco più. Stavo dicendo, ho il cazzo girato perché praticamente sono andata alla reception del centro per farmi prescrivere, per prenotare Brian per la logopedia, un anno e mezzo di lista d'attesa, nonostante Brian fosse già un loro bambino. Ecco perché quando poi è stata prescritta la psicomotricità, quando ebbe il posto qua, ho detto alla neuropsichiatra: perché non gli prescriviamo anche la logopedia? Visto che Brian già parlotta adesso e si presume che in un anno e mezzo faccia altri progressi e quindi ha bisogno poi della correzione sulla parola e avrà bisogno della logopedia, però poi subentrerà il problema che non ci saranno posti, anche perché se prima ho iscritto Brian a diversi centri napoletani, adesso non lo posso fare, lo posso scrivere solo qua, non ha altre possibilità, perché io non posso, visto che lui già fa scuola, terapie private e fa psicomotricità qui, non posso permettermi di scriverlo in un altro centro, perché altrimenti gli orari non combacerebbero. No, no, signora, non si preoccupi, perché tanto il bambino, quando poi è già paziente del centro, ha una corsia preferenziale. Sto cazzo, perché ha aspettato un anno e mezzo per avere la psicomotricità e probabilmente aspetterà un altro anno e mezzo per avere la logopedia. Ma si può essere cortesi nella disabilità, cioè proprio nella sanità. Io non voglio, come dire, focalizzare il problema sulla Campania, anche perché per esempio l'ABA a Caserta sono più solerti a prescrivertela e a trovare un posto nei centri, non ci metti niente. Invece a Napoli, da poco che stanno prescrivendo l'ABA, l'80% dei neuropsichiatri non sono favorevoli, tranne se non vai da qualcuno come quello privato di Brian, che appunto ha una cooperativa di dottori che vanno a casa per fare l'ABA. Non potete essere buoni. Se avete un figlio disabile e abitate a Napoli, dovete fare la voce grossa, dovete litigare. Io ho il magone, perché io questa cosa l'avevo predetta e non sono un medico, non sono un cazzo di nessuno, ho una terza media e già sapevo che sarebbe andata a finire così. Io però io giuro a mio figlio, non a voi, giuro a mio figlio che se entro 6 mesi non lo chiamano, io farò bordello, perché Brian ha bisogno della logopedia adesso che ha 6 anni, adesso. Non mi interessa di chi è la colpa, della neuropsichiatra che non me l'ha prescritta al tempo, che magari, non lo so, è meglio che sto zitta. Però veramente io parlavo adesso al telefono con mia mamma dopo che sono stata alla reception, ho detto: non ce la faccio più. Non c'entra avere un uomo accanto con il quale, anche perché poi il padre di Brian secondo me farebbe bordello, che lo farebbe chiudere il centro per una cosa del genere. Anzi, se la sarebbe presa già ieri, quando non gli hanno prescritto l'ABA. Non è quello che mi manca, non ce la faccio più, perché non è possibile che i diritti di un bambino disabile, che già deve lavorare il triplo degli altri bambini per avere una vita normale, debbano essere bruciati così.
Se invece magari un bambino fosse stato figlio di un ministro, non solo non pagava le terapie, ma i posti nei centri c'erano e come. Questo vlogmas non è allegro, sono abbastanza amareggiata, ma oramai, come mi diceva l'altro giorno una follower, a proposito di tutti gli impicci su YouTube, mi disse: Gra, tu hai una cosa bella che gli altri ti invidiano, ti si legge negli occhi quando il tuo stato d'animo è quando... E questa cosa la dice lunga sul fatto che tu non dica bugie, perché i tuoi occhi parlano. Ecco, stamattina ho gli occhi tristi, non riesco a... Probabilmente Brian, quando uscirà dal centro, mi devo calmare, perché Brian assume il mio umore. Però sono abilita, stamattina sono abilita, più di ieri. Ieri mi sono detta, vabbè, non mi è stata prescritta l'AB adesso, magari mi verrà prescritta la visita con la neuropsichiatra, sperando che sia al più presto possibile, che mi chiamino al più presto possibile. Quindi ho visto il bicchiere mezzo pieno, stamattina lo vedo vuoto, raga, lo vedo proprio vuoto. Non voglio che a mio figlio venga dato tutto gratis, anche se mi toccherebbe, perché io non ho il reddito. Però cazzo, qualcosina, una mano, datemela. Vabbè, mi prendo il caffè, che probabilmente non è indicato, dovrei prendermi una camomilla, mi prendo il caffè e poi mi calmo, perché Brian, quando esce, deve trovare una mamma che lotta per i suoi diritti e non che piange. Però che schifo, eh? Non lo faccio per dire, però guarda, ma che ti giri? Vabbè, un pochetto, tanto, più di quello che ti hanno fatto, mamma, che ti devono fare più. Allora, di là stanno guardando un po' sta al sole, tutti nel salotto, noi in cucina stiamo facendo i compiti, questi già fatti, questi pure, colore la merda stasera, però i compiti li fa bene. I bambini. Dove cacchio sta la pagina che ha fatto voi? Ecco, questo è questo. Di ridere. Ora si fa matematica, raga. Non si molla. È appena uscito il video della The Gusta Box. Io ho appena finito di far vedere i compiti a Brian, ma vi stavo sentendo il cinema praticamente. Dicevo, sto caricando tutto quello che ha fatto Brian da settembre ad oggi sulla Classroom, perché non avevo la DSL e ci sto mettendo una vita. Buongiorno, allora quest'oggi va in onda, ecco, mi sento la clerici. Oggi va online weekly vlogmas, quindi vi riprenderò anche la giornata di oggi e stasera metterò online sto weekly vlogmas. Ieri volevo pubblicare lo stesso il vlogmas come avevo annunciato nel video della The Gusta Box, ma poi non ce l'ho fatta, ero stanca, mi sono abbracciata a mio figlio, ci siamo visti i cartoni, poi le fiabe su YouTube, abbiamo scherzato, riso, ho fatto videochiamate con tutta la sua famiglia di Lecce, che sembrava che chiamassero tutti ieri sera, e poi non ce l'ho fatta, sono crollata, raga. Adesso andiamo a lavorare e ci vediamo dopo. Ciao. Ogni anno per 3 volte si scioglie il sangue di San Gennaro. Lo si scioglie solo il 19 settembre, come qualcuno crede. Noi napoletani lo sappiamo bene. Oggi non si è sciolto. Oggi, che si sarebbe dovuto sciogliere per la terza volta, non si è sciolto. Quindi magari non lo so cosa deve succedere più questo 2020. Però ciao, vi ho voluto bene. Se il vlog finirà qua, sapete perché? Ce l'ho detto io a Gennarino, a Geritta Gennà, chiudiamo tutto, non fa sciogliere il sangue, non sa meritano niente, devono stare a casa.
Ho due regali da aprire. Io sono tornata da lavoro, dalle poste. Le poste la mattinata buttata pure lì perché le cose che mi dovevano arrivare non mi sono arrivate. Vabbè, discorso troppo lungo. Allora, no, questo lo metto da parte perché questo è il pensiero per Martina. Allora ho capito di chi sono. Ho capito di chi sono. Non so se lei vuole che io dica del regalo, quindi non lo dico. Però non faccio vedere quello lì. Allora, questo lo posso far vedere. Vediamo un attimo. Aspettate un attimo. No, che bella! Sta felpa! È bellissima! Cioè, raga, è una felpa col collo alto, praticamente. È bellissima! Cioè, io tra l'altro la felpa così non l'ho mai avuta. Però è pure particolare, un pezzo originale. Grazie, amore mio! Mua. Ecco, ve la faccio vedere indossata. C'ha anche le tasche. No, raga, mi piace troppo. Cioè, veramente, a me, avete visto le mie felpe, i maglioni, sono tutti particolari. Non mi piacciono quelli banali che c'hanno tutti. Anche se, vabbè, a volte li uso perché mi piacciono, insomma. Devono essere pezzi che mi piacciono particolarmente. Ma queste felpe così, io la felpa col collo alto non l'ho mai tenuta. Ma poi è calda. E odora. Cioè, mandato da Amazon, non me l'ha mandato direttamente questa persona. E odora, raga. Bella, bella, bella. Allora, non vi ho fatto vedere, ma io nel mentre sono andata anche dal parrucchiere mentre Brian dormiva e mi sono tagliata i capelli, tra cui ho fatto anche la frangia. Voi sapete che d'inverno faccio la frangia. Adesso sto andando, sono tornata a casa per preparare Brian per la terapia e sto andando a fare di nuovo la lampada trifacciale, sempre per un fattore di brufoli. Quando diventa così, ormai ho imparato, devo fare la lampada. E la lampada non dispiace perché divento, aia, divento del colore che mi piacerebbe essere, vita natural durante. Però fatto sta che farne troppe ultimamente mi fanno male, mi fanno venire di più le rughe, ragazzi, non abbiamo più l'età per fare le lampade come a 20 anni. A 20 anni le facevo proprio un abuso. Adesso no, però appunto quando arrivo a un certo punto con i brufoli che non c'entrano niente col periodo ciclo, faccio la lampada trifacciale, praticamente le faccio 2-3 all'anno, la situazione brufoli si risolve. Io la vado a fare, poi la prossima probabilmente la farò in primavera. Devo stare attenta alla merda, devo staccare. Ecco qua. Tra l'altro io non ero uscita per farmi una lampada abbronzante, ma avevo dimenticato alla cartolibreria che sta vicino al posto dove si fanno le lampade, avevo dimenticato le schede per Brian per fargli fare i compiti. Ha fatto i compiti. Oggi ci sono stati colloqui con le maestre, non vi dico i primi colloqui, quelli veri e propri, perché quelli dell'asino non sono chissà cosa, li ho avuti online. Però c'è stata tantissima soddisfazione. Adesso devo fare una doccia, devo mangiare ancora io, devo lavare i piatti e forse vedete questo weekly vlogmas dove non c'è, di mass non c'è niente, però ragazzi è inutile che ve lo dico, lo so, sono in difetto con voi, ma forse è il Covid che è in difetto con tutto il mondo. Stasera tra le altre cose sono riuscita pure a cantare nel canale di Linna 980, andate a sentire la canzone del cornutone. Qualche volta l'ho cantata con Marco nelle live, quindi sapete di cosa parlo, poi i napoletani, ma magari non solo i napoletani la conoscono proprio la canzone, carina, andatela a sentire. Io chiudo il vlogmas adesso, se volete qualcosa di Natale, ecco, vi fioldo questo vicino e almeno non vi lamentate che c'è poco vlogmas in questo. Ho coperto anche il microfono, la cuffia, quindi non avete sentito un cazzo.
C'è poco di Natale in questi vlogmas, però raga, purtroppo ve lo dico tutti i giorni, mi sento in colpa. Poi tra l'altro dobbiamo aprire anche il calendario dell'avvento, domani recupero perché adesso Brian sta facendo altro, da solo sta divertendo, però sta numerando da 1 a 9 perché è arrivato al numero 9. Io vado a lavare i piatti, devo lavare i piatti e poi nel frattempo sta giocando il Napoli con l'Inter. Io con un orecchio sento la partita e con le mani devo lavare i piatti, appunto. Ciao ragazzi, al prossimo Vlogmas. Mi dispiace non avervi aggiornato sulla mia vita de merda ieri, però ho recuperato oggi. Un bacio, ciao! I don't wanna last for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.